Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come ho modificato un deumidificatore acquistato a basso costo su Amazon per renderlo veramente perfetto, in particolare per renderlo molto più efficiente e incredibilmente silenzioso. A un primo sguardo il deumidificatore è veramente bello e curato e il suo funzionamento è ineccepibile, però sono subito sorti numerosi problemi tipici di questi apparecchi. Prima di tutto, sul fondo non erano presenti piedini in gomma per evitare che scivolasse o per non rigare la superficie di appoggio. Poi l'efficienza non era neanche lontanamente quella dichiarata di mezzo litro d'acqua al giorno e per ultimo il funzionamento silenzioso era in realtà pari a quello di un piccolo phon. Siccome sono problemi comuni a tutti questi dispositivi, piuttosto che tentare la fortuna con un altro modello ho deciso di risolverli e di mostrarvi come ho fatto. Mentre vi mostro come ho smontato il deumidificatore, un'avvertenza: smontare e mettere mano agli apparecchi elettrici è un'operazione che deve essere svolta solo da personale competente in grado di controllare il perfetto funzionamento e la corretta messa in opera dei lavori. I miei sono solo video di ispirazione, non dei tutorial passo passo con un risultato garantito. Se non sapete come effettuare questi interventi in sicurezza, rivolgetevi sempre a un amico o un professionista competente in materia, che possa assistervi passo passo per evitare qualsiasi tipo di problema. Dopo aver smontato tutto, quindi, ecco l'interno. Senza troppe sorprese, ho trovato subito il dissipatore della parte fredda della cella di Peltier, avvitato nel supporto di plastica che separa i due flussi caldo e freddo del sistema di deumidificazione, oltre a un piccolo regolatore di tensione che compone lo ionizzatore. In questo video non ci soffermeremo sui componenti del deumidificatore e sul suo funzionamento o su come smontarlo, visto che ne ho già parlato in maniera approfondita in un video apposito che potete trovare nella descrizione del video. Ciò di cui ci occuperemo oggi invece sarà l'incremento di efficienza e di silenziosità dell'apparecchio. Smontiamo le due viti che tengono in posizione il dissipatore freddo, che si occupa di generare la condensa che verrà poi raccolta, e vediamo in che condizioni è la cella di Peltier. Beh, forse non c'era modo che fosse messa peggio. Questo schifo bianco che vedete è la pasta termoconduttiva, che applicata in minime quantità si occupa di migliorare lo scambio termico tra la cella e i dissipatori. Dovrebbe avere la consistenza di una pasta molto densa, ma in questo caso è totalmente secca e non sta quindi svolgendo il suo lavoro con efficienza. Iniziamo quindi con il rimuoverla. L'ideale è utilizzare dell'alcol isopropilico e un pezzo di Scottex, ma più o meno va bene qualsiasi tipo di alcol puro. La cella è in ceramica e dissipatore in alluminio, quindi in alternativa potete utilizzare più o meno qualsiasi sostanza in grado di sgrassare questi due materiali senza danni. Una volta lucidate tutte le superfici di contatto, quindi, possiamo applicare la nuova pasta termoconduttiva. Per questa operazione ho scelto un Arctic Silver Ceramic, una pasta termoconduttiva ad alte prestazioni e dal prezzo contenuto, che utilizzo sempre anche nei miei computer perché ha la caratteristica di restare pastosa per anni, limitando al minimo la necessità di sostituzione. Per applicarla sarà sufficiente posizionare al centro della cella la quantità che state vedendo nel video. Avvolgete il dito con uno strato di plastica e spalmatela su tutta la superficie che sarà occupata dalla cella. Non preoccupatevi se la quantità sembra poca e non si riesce a stendere. Lo strato di questa pasta deve essere veramente minimo, visto che funziona al meglio solo quando applicata nella giusta quantità. Una dose eccessiva potrebbe compromettere lo scambio termico e peggiorare le prestazioni. Una volta ricoperta uniformemente la superficie, adagiamo la cella nella stessa posizione in cui l'abbiamo tolta, quindi con la scritta verso il dissipatore più grande, ed effettuiamo lo stesso procedimento sul dissipatore più piccolo. Una volta coperto uniformemente di pasta termoconduttiva, posizioniamolo sulla cella ed esercitiamo una pressione. Il lavoro è eseguito correttamente quando i componenti hanno un effetto ventosa tra di loro e non c'è pasta termoconduttiva che straborda dalle parti di contatto. In questo caso l'applicazione è stata perfetta. Una volta rimessa in posizione le viti, quindi, l'operazione è completa. Grazie al miglior trasferimento di calore otterremo subito due grandi miglioramenti. Il primo è che la parte calda della cella di Peltier potrà essere meglio raffreddata. Il secondo è che per effetto Peltier la faccia fredda potrà essere è ancora più fredda, visto che il deumidificatore funziona sempre meglio all'aumentare della differenza di temperatura tra l'ambiente e il dissipatore freddo. Capirete sicuramente come questa operazione possa migliorare, e non di poco, l'efficienza del deumidificatore. Una volta ottenuta l'efficienza che ci saremmo aspettati fin da subito, non rimane quindi che occuparsi della rumorosità. Questa è data da un unico componente, la ventola di raffreddamento. Come prima cosa ho separato la ventola di raffreddamento dal supporto di plastica a cui era ancorata con le viti, ed ecco una cinesissima ventola
pentola da 0.19A a 12V e 92 mm di larghezza. Dotata non solo del marchio tarocco China Export, ma anche di un sottodominio di Alibaba come sito di riferimento. Su internet ovviamente non sono riuscito a trovare uno straccio di documentazione relativa alla ventola, quindi, così come ho già fatto in passato per rendere totalmente inudibile il mio NAS, ho deciso direttamente di sostituire la rumorosa ventola originale con un equivalente più efficiente. In questo caso la Noctua NF-B9 Redux. Non il modello più silenzioso della gamma Noctua, non il modello più prestante, ma quello dal miglior rapporto qualità-prezzo. In descrizione al video troverete tutte le ventole compatibili ad alte prestazioni ed elevata silenziosità che potrete montare su questo tipo di dispositivi. Questa ventola, oltre a essere molto silenziosa durante il suo funzionamento, garantisce delle elevate performance di raffreddamento. In realtà, andando a confrontare il video della vecchia ventola con quella nuova, ma anche il flusso d'aria, ho scoperto che la Noctua è leggermente meno prestante della ventola originale, motivo per il quale io vi consiglio di acquistare il modello più costoso, purtroppo, da 2000 giri al minuto, nel caso in cui vogliate mantenere l'efficienza più alta possibile. Ho preferito installare lo spinotto della ventola piuttosto che tagliare e unire semplicemente i cavi, quindi da un adattatore Molex a 3 pin per la ventola ho tagliato il connettore che mi serviva e, utilizzando delle guaine termorestringenti, ho fatto un adattatore deumidificatore ventola computer. Una volta collegata elettricamente, il lavoro per rendere inudibile questo deumidificatore è completo. Non ho fatto altro che posizionare con cura i cavi in modo che non andassero a ostruire il flusso dell'aria, ho seguito a ritroso i passi fatti per smontare il deumidificatore e, riassemblando con cura il tutto, ho fatto attenzione che non ci fossero problemi. Rimontando, ne ho approfittato anche per installare un fusibile di sicurezza, visto che questo modello ne era sprovvisto e la qualità generale non mi ispirava molta fiducia. Ho collegato l'alimentatore originale e ne ho testato il funzionamento. La prima cosa che ho notato è stata sicuramente la silenziosità. Sono infatti passato da questo rumore della ventola originale del deumidificatore al più contenuto rumore di questo modello Noctua. Senza particolari differenze in termini di efficienza dell'intero sistema. Sono tra le ventole più costose che potete trovare in commercio, ma Noctua, per gli amanti del silenzio e delle elevate prestazioni, vale ogni singolo euro speso. Più difficile è mostrarvi la ritrovata efficienza del sistema di umidificazione, essendo un procedimento lungo e dipendente da diversi fattori ambientali come umidità relativa e temperatura ambientale. Ma nelle ultime settimane ho effettivamente notato un aumento dell'acqua raccolta e una diminuzione maggiore di umidità dentro casa. Certo, non ho raddoppiato le performance del deumidificatore, operazione possibile soltanto sostituendo la cella di Peltier e l'alimentatore, oltre probabilmente a tutto il cablaggio che dovrà reggere una corrente più elevata. Ma anche un misero 10% di efficienza in più a parità di consumo non è un risultato da buttare via. Spesa totale dell'operazione? Il deumidificatore che ho scelto è proposto su Amazon a un prezzo di circa 50 euro, 45 in offerta. La ventola silenziosa è costata 12 euro, mentre una buona pasta termoconduttiva costa qualche euro e può essere utilizzata anche per decine di applicazioni. A poco più di 60 euro quindi sono riuscito a ottenere un ottimo prodotto, con il massimo dell'efficienza e una silenziosità quasi totale, che mi permetterà di tenerlo acceso H24 in modo da tenere sempre sotto controllo l'umidità ambientale. E con queste considerazioni il mio video si conclude. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare un mi piace, se questa tipologia di video ti è piaciuta fammelo sapere nei commenti in modo che in futuro possa portare più video della stessa tipologia, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!